G7, che ne pensa? A Pescara? Io non sapevo niente. Ma mi scusi, lei è di Pescara? Sì, sono di Pescara. E non sapeva nulla del G7? Me l'ha accennato ieri mio fratello, ma non ha avuto tempo di approfondire. E sì che non pochi commercianti e residenti al microfono del TG8 hanno puntualizzato che sinora ci sono state poche informazioni, soprattutto sulla viabilità, ma ce ne passa, tanto che lo stesso cittadino intervistato ci dice forse sono l'unico pescarese a non sapere che ci sarà il G7 in città. Nelle zone rosse indicate dal comune tra chiusure e divieti tra Porta Nuova e il centro sono soprattutto gli abitanti dell'area intorno all'Aurum e dello stadio a esprimere qualche malumore, soprattutto tra i commercianti. Sappiamo, dicono che si tratta di un evento importante, ma i problemi ci sono, come afferma questo farmacista di Piazza Le Laudi. Non vorremmo, insomma, trovarci noi a non poter aprire perché non ancora capiamo come poter arrivare in zona e soprattutto come poter servire i nostri utenti che a questo punto, se ci dovessero essere esigenze, siamo perfettamente concordi anche con una domiciliazione di questi farmaci, però l'essenziale è quello di poter aprire l'attività. Perché possiamo stare aperti, ma essendo zona rossa non si può transitare, non si può parcheggiare, non si può sostare, quindi è un piccolo problema. Siamo ancora in fase di decisione. Hanno incasinato un po' la situazione. Visto il tuo negozio rinomato, hai un po' il polso della situazione dei residenti di questa zona stadio. In realtà neanche sanno bene come chiuderanno le strade e quando chiuderanno, quindi la comunicazione non è stata proprio fatta bene. I commercianti sono sempre le vittime sacrificabili, quindi ci dispiace molto per questo. Allora, sulla viabilità sono stati chiarissimi, quindi già solo è bloccata la città, questo è l'unico problema. Non lo so, io porterò mozzarelle, forse a me che qualche problema creerà, però se ci... Niente mozzarelle. Non lo so, sinceramente non lo so, comunque vediamo che succede. Informata, assolutamente sì. Quindi è preparata? Sì, sono preparata, ma poi io non ho la macchina, per cui non ho problemi. Lei abita in questa zona del centro? Sì, non ho il garage, quindi ho letto che chi non ha il garage non può rientrare in zona rossa con la macchina. Le tocca dormire fuori. Ma siete informati sul G7? No. Ma sapete che c'è il G7? No. Ma siete di Pescara? No. Io ci sono solo nato. Pensa che ci sia stata poca informazione però? Sì, pochissima. Poca informazione. Io ho letto qualcosa perché compro il centro tutti i giorni e da lì ho saputo. Il disagio ci sarà, però in compenso c'è in contrapposizione, ci sono tantissimi vantaggi, se non altro come visibilità. Però io l'ho saputo tramite un'altra persona. Insomma, un passaparola. Sì, è un passaparola, sì. Sono poco informata, sinceramente. Ma lei è di Pescara? Sì, diciamo di sì. Per niente, non sono state date per niente le informazioni sulla città, come viene chiusa o non viene chiusa, è solo informazione. Uno si organizzava meglio per urgenze di lavoro e altro. Il gioco vale la candela, secondo te? Certo, soprattutto per pubblicità, per mostrare Pescara in tutta Italia.